Siamo col dottor Maurizio Portaluri, autore del libro La sanità malata, viaggio nella Puglia di Vendola. Al dottor Portaluri chiediamo come mai oggi come oggi pare faccia più scandalo e baccano la proposta di raddoppiare l'IVA sul canone di una pay TV satellitare piuttosto che fenomeni di inquinamento diffuso e costante come possono essere insediamenti industriali, discariche e quant'altro. Come mai il cittadino non si impegna in prima persona per la sua salute, che è, ricordiamo, un diritto garantito costituzionalmente? Ma lei dice bene, la salute ormai è noto da secoli che dipende da fattori ambientali, soprattutto le malattie che più ci preoccupano, come i tumori, si sa da moltissimo tempo che sono causati da una grande quantità di agenti presenti nell'ambiente. Ora, è anche vero che la sensibilità collettiva alla quale concorre la stampa, concorre la cultura, gli opinion leaders, non ha sottolineato questa relazione in maniera forte e pertanto è possibile che mentre si discute di salute si ignori completamente il ruolo che grossi insediamenti industriali come quelli di Brindisi o Taranto, anche una gestione dissennata dei rifiuti, hanno un impatto sulla salute che invece si tende a recuperare quando forse non è più recuperabile con strumenti della medicina sempre più sofisticati ma non sempre sicuramente efficaci. Ecco, a volte il paziente forse è troppo paziente, nel senso che per certi aspetti si batte, diciamo così, per i propri diritti all'ultimo momento e in qualche modo delega la sua salute al medico, all'istituzione, quando appunto dovrebbe essere il primo in qualche modo a preoccuparsi. Lei vede nella popolazione pugliese questo impegno in prima persona nel mantenere una buona qualità della vita personalmente in ciascuno, o c'è questa idea che quando ci si ammala si penserà a che cosa fare? Ma intanto la salute non è solo un problema dell'ammalato o del paziente, come si chiama normalmente. Io credo che pretendere dal paziente una rivolta in una fase così difficile della sua vita, cioè durante la malattia, è una pretesa un po' forte. Credo invece che il tema della salute debba entrare nella cultura del cittadino sano, che potrebbe avere bisogno della sanità quando si ammala, ma anche quando è sano, è minacciato da tante situazioni pericolose o rischiose. E naturalmente in Puglia vedo che vi sono notevoli movimenti, qui a Grottaglie per esempio vi è un grosso movimento sui rifiuti, però credo che debba essere la politica una volta tanto a mettersi in piedi di fronte agli interessi economici e far valere il principio che il diritto alla salute è molto più importante del profitto.